Amici, essere DJ oggi, questa volta in un posto speciale, e parliamo di mixaggio. Siamo qui da Gianni Bini, titolare di Ocean Tracks e degli studios House of Glass, e vorrei chiederti, Gianni, come descriveresti il mixaggio? Beh, il mixaggio è un'arte. Come tutte le arti, ha una valenza molto personale. Tecnicamente lo possiamo definire come la coesistenza di tutte le tracce, di tutti gli elementi che compongono un'opera, e ovviamente l'arte di farli coesistere in modo che l'utente che poi ne usufruisce riesca a cogliere tutte le sfumature e tutto quello che fa parte proprio dell'opera, quello che il produttore o l'autore ha voluto inserire. Ovviamente questo è un discorso puramente empirico. In realtà il mix, per come la vedo io, è la capacità che ha un sound engineer di emozionare chi ascolta l'opera che lui stesso ha mixato, e per far questo usufruisce oggi di una grandissima, di un numero quasi ormai sterminato di tools che può giostrare a proprio piacimento proprio per caratterizzare il risultato finale. Come un architetto che arreda la casa secondo uno stile, il sound engineer, il fonico, comunque fa la stessa cosa con la musica, quindi manipola e tratta le sorgenti sonore fino ad arrivare a un risultato che a lui stesso emoziona di più. Io sposo questa filosofia, quindi per arrivare a questo risultato ho uno spazio tridimensionale che è dato proprio dagli strumenti che ho nel mixer analogico, oppure quando mixo in the box, che mi permette di spaziare in un ambiente bidimensionale con il pompot e tridimensionale utilizzando reverberi e delay. La concomitanza di tutti questi elementi di cui posso usufruire fa sì che si raggiunga il risultato. Quando l'utente che ascolta quest'opera si emoziona perché riesce a percepire delle sfumature che magari non capisce, però le percepisce rispetto a un'opera magari più piatta, allora io penso di aver vinto in questo caso, proprio perché sono riuscito ad arrivare al cuore o alla pancia di chi mi ascolta. Ovviamente bisognerebbe essere nella testa, nella sensibilità di ognuno, quindi questa è una cosa ovviamente impossibile, quindi la prima persona che si deve emozionare ascoltando il proprio lavoro sono io, e poi sperare che ce ne siano altri come me. Dopodiché si va al processo successivo, non ne parliamo adesso, che è quello del mastering, dove si ottimizza il lavoro del mix. Cos'è importante per te dal punto di vista del mixaggio e come ti ci approcci una volta completato l'arrangiamento di un brano? Beh, per me ovviamente la cosa prima di iniziare a stendere un mix, ascolto comunque se c'è un demo, e per trovare quelli che secondo me sono gli elementi fondamentali. Ovviamente per opere pop, dance, R&B ci sono delle cose che sono ovviamente imprescindibili, quali la ritmica, la voce, e per cui io dico sempre che il mix è un 60% di cose che vanno assolutamente fatte in quella maniera e un 40% di scelte. Quel 60% ovviamente ha delle linee guida a cui ci atteniamo un po' tutti. La centralità di voce, cassa, rullante ci permette poi di avere la monocompatibilità, quindi in tutti gli ascolti, mentre invece con il panorama stereo possiamo giocare su chitarre, su elementi che colorano, pad, piano e tutti gli elementi di contorno, se sono di contorno ovviamente in una opera musicale. L'approccio è identico sia che mixi, come si dice, in the box, cioè assolutamente all'interno del software digitalmente, oppure che utilizzi invece il banco analogico. Concettualmente la cosa non cambia solamente l'approccio di gestione dei volumi e di carattere. Nel caso io mixi in analogico ho meno bisogno di recuperare carattere e armoniche, proprio perché la circuiteria, tutte le circuitazioni che sono negli outboard già di suo danno questo apporto. Invece digitalmente devo aumentare con dei plugin emulando quello che gli outboard danno normalmente, ovviamente per costituzione dal punto di vista proprio sonoro, dando quel carattere in più che si ottiene invece facilmente utilizzando gli outboard. E invece se si tratta di una traccia puramente elettronica, cambia qualcosa da questo punto di vista oppure è esattamente uguale? No, non cambiano cose
pazzesche. La musica elettronica, c'è da dire che ormai nel 99,99% dei casi è mixata digitalmente, quindi l'orecchio ormai di chi fruisce di musica si è abituato a questo tipo di suono, quindi in realtà mixare musica completamente elettronica su un banco analogico dà un risultato che è paradossalmente, non dico peggiore, però diverso da quello a cui tutti ormai siamo abituati. Però l'approccio è quello di, ovviamente, di mantenere molto focalizzata la batteria e due o tre suoni che secondo me sono quelli principali. Tutto il resto lo faccio girare, spesso proprio lo muovo con dei pan pot automatici proprio per togliere un po' di noia. E cosa consigli a chi si trova da solo, magari all'inizio, sul proprio computerino, una volta finito l'arrangiamento e approccia la fase di mixaggio? Allora, il consiglio che do è quello di prendere una traccia di riferimento, sicuramente ognuno avrà la sua, che può essere la traccia giusta, mi piace per come suona, insomma, la vostra traccia di riferimento, metterla come prima traccia della range e ogni tanto fare A e B e confrontare il proprio mix con quello della traccia di riferimento. Ovviamente la traccia di riferimento, se comprata, sarà già masterizzata, quindi bisogna fare alcuni dovute calcoli proprio per bilanciare poi questa cosa che si ha in master. Comunque, piuttosto che andare a casaccio, io all'inizio consiglio proprio di cercare di emulare il suono di una traccia che ci piace particolarmente e poi con il tempo e con tutti gli strumenti a nostra disposizione trovare la maniera di avere un carattere proprio, dare un proprio taglio ai mix che sia personale, perché la cosa vincente è proprio quello di dare un suono alle proprie produzioni. Bene, continua a seguire i video di Essere DJ Oggi sia su YouTube che su Facebook, un bel like anche alla pagina di Gianni Bini e alla prossima. Ciao!